Una nuova edizione di Archinews 24, le nostre notizie, cominciamo dall'America. Gli architetti, infatti, di Gosi Studio hanno realizzato a Seattle una sauna che unisce il wellness, quindi il benessere, ma anche il paesaggio. Questo mix è davvero originale. Si chiama Wa Sauna ed è una sauna che galleggia sulle acque guardando la baia. Realizzata in pannelli di legno pressato nero ebano, gli interni sono interamente rivestiti di abete con alcuni tagli di luce aperti al mondo esterno. La superficie è di 23 metri quadrati, può ospitare fino a 6 persone, dotata di un motore elettrico e riscaldata da una stufa a legna. La struttura permette di navigare sulle acque della baia di Seattle. Dalle acque della baia di Seattle ai deserti del Ras in India. Passiamo proprio a parlare di questi 18 appartamenti che sono stati realizzati appunto sui pendii del deserto, un progetto di Sanjay Puri Architects nell'ambito di un intervento di oltre 15 ettari. Un'organizzazione degli alloggi di Studios 18 prende spunto appunto dalla vecchia disposizione delle vecchie città indiane, dove questi 18 appartamenti si sviluppano su tre livelli e sono tutti orientati verso nord, nord-est e nord-ovest per assicurare luce naturale e per mediare al clima caldo. I corridoi forniscono un passaggio pedonale ventilato tra gli appartamenti. Buone notizie, lavori terminati per il progetto voluto dallo studio danese Smith Hammer Lassen Architects, che ha portato a termine il nuovo Cloud Pavilion sulle rive del fiume Hangpu. Siamo a Shanghai. Originariamente il pavilion nasceva come installazione temporanea, composto da due superfici bianche e 20.000 segmenti di corda. Il successo riscontrato ha fatto sì che questa installazione diventasse poi una struttura permanente. Il progetto offre a mostre ed eventi uno spazio espositivo di 100 metri quadrati. Lo scheletro poi si oppone alla sequenza di gru che sono presenti e visibili sulla banchina. Ci spostiamo ora in Italia, ci spostiamo per la precisione a Trascina di Selinunte in provincia di Trapani, quindi in Sicilia, dove è stato inaugurato il nuovo teatro all'aperto a cura degli architetti Marcello Maltese e Maurizio Oddo. Il complesso, sfruttando il pendio, interagisce con gli elementi naturali circostanti e la scelta dei materiali utilizzati è stata definita in armonia con il luogo. Il palco e gli ingressi nord e sud sono rivestiti in legno, mentre il retropalco si presenta come una sorta di box chiuso da pennellature lignee. I colori caldi della cave assorbono la luce intensa e riflettono le sfumature della macchia mediterranea. Il prossimo filmato mostra un fienile nel Kent, rimodellato da Lidicote e Goldil per creare una casa con porte ad azionamento meccanico e una scala che si avvolge attorno ad un camino.